Terre, Sapori e Vini, edizione speciale a Torino e da tutto il mondo. Per festeggiare i 20 anni del Salone del Gusto, la manifestazione cede il primato a Terra Madre, perché in questo periodo è diventato di centralità e massima importanza il sapore e il valore della terra e del cibo. Terra Madre è sempre più internazionale, come dimostrano anche i nuovi presidi che vengono proposti quest'anno dall'Austria. Non solo, ma la Carinzia si presenta qua a Torino nel 2016 per la prima volta. Elke Majdic, responsabile dell'ufficio stampa della Carinzia, voi avete fatto con Slow Food un progetto particolare, unico. Sì, infatti, questa è la prima volta che Slow Food International ha combinato con una destinazione turistica un progetto che si chiama Slow Food Travel Destination. È una vallata particolare quella della Carinzia che è compresa e propone tutto quanto questo progetto. Sì, infatti la zona della Valle Gailtal e la Valle Lesartal, che è confinante con l'Italia, è una vallata molto particolare, bellissima dal punto di vista naturalistico, ma con delle persone che sono veramente forti e sono in gamba e promuovono questo progetto con tutto il loro cuore. Accolgono i turisti facendoli vivere l'esperienza di lavorare in proprio per produrre i prodotti che dopo verranno consumati in loco. Infatti è una proposta per i visitatori della vallata che vengano a sperimentare la vita quotidiana di questa vallata, delle persone di questa vallata, insieme a loro di produrre delle cose e di seguire il processo di lavorazione di un prodotto dalle origini fino al consumo. Con gli stessi produttori che accompagnano e spiegano ai turisti quello che si fa. Infatti sono sempre i personaggi che sono quelli che reggono una storia, cioè dietro ogni prodotto c'è la storia del produttore, del personaggio, e questo fa anche, arricchisce questa faccenda con l'aspetto personale. Cento esponitori da un centinaio di paesi, 180 presidi italiani, 150 esteri. Slow Food è diventata veramente internazionale. È la prima volta che la Finlandia partecipa al Salone del Gusto Terra Madre. Sì, assolutamente la prima volta nella storia che la Finlandia partecipa all'evento di Slow Food, Salone del Gusto, e siamo felicissimi di essere qui anche con un gruppo di aziende numerosi. Abbiamo delle aziende di tutta la Finlandia e... In particolare di che cosa si occupano queste aziende? Sì, abbiamo due tipi di aziende. Abbiamo aziende del settore alimentare, e quindi di alimenti trattiamo in questo evento soprattutto i prodotti della natura, come vedete la nostra tema un po' la foresta e le betulle eccetera. L'altra parte delle aziende sono aziende del turismo, quindi turismo gastronomico però. Monograno Felicetti, pasta del Trentino da Predazzo, Paolo Felicetti, quarta generazione. È una pasta che dicono preferita dagli chef, ma perché? È una pasta preferita dagli chef perché? Perché usiamo dei grani in purezza che risaltano le loro caratteristiche di gusto e di qualità organolettiche. Noi poi con una specifica fase di essiccazione riusciamo ad esaltare ancora di più e a preservare tutte queste caratteristiche, dando una marcia in più a questi grani per riuscire a ottenere una tenuta in cottura con il quale lo chef può veramente sbizzarrirsi per preparare i suoi piatti. Vent'anni di Salone del Gusto, 20 anni di presenza di Beppino Celli per promuovere i formaggi piemontesi e italiani. Sì, tutta la gamma dei miei formaggi, del burro
ed è stato un grande piacere perché 20 anni in mezzo alla gente, anziché essere sotto magari i padiglioni del Lingotto, in questo caso abbiamo avuto un contatto molto più diretto di gente non pagante, quindi più ampia rispetto a prima.